Ciao ragazze, ciao ragazzi, vi saluta anche il piccolo Buddy che mi ha appena saltato in braccio. Oggi vi trovate qui, alle spalle c'è la mia cucina perché, come vi avevo detto oggi nelle stories, ma ovviamente non le potrete vedere oggi perché sono passati un po' di giorni dalle stories. Comunque, oggi, oltre ad essermi arrivato l'ordine di Ikea, che infatti non vedo l'ora di registrarvi il video per mostrarvi tutto quanto, vi tengo un po' sulle spine, però questa mattina sono stata a fare la spesa al supermercato, sono stata alla Conad e ho comprato un bel po' di cosucce, un bel po', le cose insomma che mi servivano, Buddy sempre in braccio e sono un sacco contenta di mostrarvele perché ho preso dei prodotti nuovi che non avevo mai comprato, delle cose da mangiare ovviamente e che sono troppo curiosa di provare perché mi ispirano tantissimo, quindi adesso metto giù Buddy perché non mi lascia mai in pace. Prendo in mano la telecamera e vi mostro tutta la spesa che ho fatto. Prima di iniziare, però, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e ad attivare anche la campanella per non perdere i prossimi video. Allora, ragazze e ragazzi, questa è la spesa che ho fatto. Vi mostro subito e io partirei dal reparto frutta e verdura e cose da frigo anche. Sono andata a comprare questa mattina i Fruio della Faye Total perché erano anche in sconto, tra l'altro. Sono con il 0% di grassi, ne ho comprati due al limone e due al gusto di ciliegia, che in realtà non ne vedete due perché uno l'ho appena mangiato. Poi, come frutta, ho deciso di comprare questo ananas che mi sembrava molto molto buono, tra l'altro è anche di qualità del monte e era davvero molto invitante e appetitoso. Penso che domani io e Fabio lo apriremo per assaggiarlo. Non guardate le mani come al solito che sono distrutte. Rimanendo in tema frutta, ho comprato delle banane, io amo queste della Chiquita, sono buone anche quelle del marchio Conad, però quelle della Chiquita le preferisco perché secondo me sono più buone. Sono un po' ammaccate leggermente, però insomma spero siano buone perché io e il mio ragazzo siamo dei consumatori di banane, a tutti e due piacciono, ne mangiamo veramente tantissime. Passando al reparto verdura. Ho acquistato del prezzemolo, così purtroppo c'era soltanto questo, non ho trovato quello sfuso, che andrò ad utilizzare questa sera perché ho comprato anche dei funghi. Sono fantastici, ora li vedete tutti sporchi, ma vi assicuro che quando li ho presi, perché li ho selezionati io a mano, cioè non sono andata nel bosco a prenderli, però ovvio che questi sono, penso, da diciamo allevamento, piantagione come si dice. Erano veramente molto invitanti, sono più di un chilo e li voglio fare questa sera per cena. Poi passiamo al reparto sempre verdura. Ho comprato due patate americane, patate dolci, che sono giganti, ragazze, pesano, guardate, sono grandi come la mia mano, pesano un sacco, insieme pesano circa 1,5 kg, per farvi capire. E queste io le ho provate per la prima volta l'altro giorno, anche se queste non so se siano patate americane rosse, cioè arancioni dentro oppure bianche, no, mi sa che sono bianche. Le fate al forno e vengono squisite, in più non fanno parte della famiglia delle patate, quindi almeno a me personalmente non mi gonfiano nemmeno. Poi ho preso della cipolla dorata, sono andata a prendere questa della Conad. Cipolla classica, sia per farci i funghi ma anche per fare altre cose da mangiare. Passiamo adesso all'altro reparto. Non ho preso tantissimo perché alcune cose le avevo. Comunque, ho preso una confezione di fette biscottate Gentilini integrali. Queste sono buonissime. Non so se ve le avevo già mostrate, ma sono stratosferiche. Sono più spesse del normale e a me piacciono da morire. Poi ho acquistato queste merende farro mela e zenzero della Germinal Bio che non le ho mai provate. Sono 6 confezioni da 2 biscotti a confezione e le ho prese perché sono gli unici biscotti che ho trovato che non hanno la soia al loro interno, la lecitina, lecitina di soia, non so come si pronuncia, e quindi le ho prese nel caso in cui ho voglia di biscotti oppure quando mi viene il ciclo, che magari sono KO, mangio questi per praticità. Poi
sono andata a comprare questa pasta, che è una pasta di Camerino, si chiama Hammurabi, grano antico di eccellenza, pasta di grano monococco, e questa l'ho cotta oggi a pranzo ed è buonissima. Costa tantissimo perché è mezzo chilo e costa 2,79 euro a confezione, però se anche voi avete l'endometriosi come me, quindi seguite, che io poi non seguo alla perfezione, ma dovreste seguire la dieta della Fondazione Endometriosi, questa è consigliata, so che i grani antichi sono consigliati, e questa in particolare l'ho provata e veramente è fantastica, molto molto buona, ed è anche a basso contenuto di glutine. Poi passiamo a questo, da questo lato ho acquistato i ceci di Colfiorito, questi sono ceci decorticati. Non li ho mai mangiati così, li ho mangiati soltanto una volta per farci delle polpette al forno, però erano i ceci in lattina, non quelli decorticati, sono stata malissimo, e quindi voglio ritentare facendo questi, mangiando questi decorticati, che non avendo la buccia dovrebbero essere più digeribili, speriamo bene, vediamo se mi piaceranno. Poi fior di frutta, rigoni di Asiago, questa volta ero in fissa con le ciliegie, quindi sono andata ad acquistare appunto una marmellata al gusto ciliegia. E poi ho voluto togliermi lo sfizio della cioccolata, la Nutella, la soia, io non la posso mangiare, e quindi mi sono accontentata di questa Choco Cream di Alce Nero, che però ragazze vi dico è buonissima, secondo me è ancora più buona della Nutella, e anche questa non ha la soia, quindi se siete intolleranti alla soia, allergici o avete l'endometriosi come me, va benissimo. Poi sono andata a prendere l'olio del Frantoio Agostini, questo vi stavo dicendo che sinceramente non so se si trova in tutta Italia, però è davvero molto buono, e questo qui in particolare è fatto nella provincia di Fermo, non so se si riesce a vedere, l'ho già preso più volte e mi piace tanto, soprattutto perché è un olio di qualità, è mezzo litro se non sbaglio, sì, mezzo litro, costa 10 euro, una boccetta così. Scusatemi ragazze per il cane, spero che la parte prima si sia sentita, comunque mi sono concentrata poi nell'acquistare pasta e ho fatto scorta di pasta di Camerino, che è fatta da 100% grano italiano ed è anche questa molto buona. Ho preso le penne, ho preso poi i fusilli e ho preso gli spaghettoni quadrati, che questi in particolare non li ho mai provati, però mi ispiravano. Questa in realtà ne ho presa una sola confezione perché volevo provarla per capire se effettivamente mi piace, e ho preso però pasta di Camerino proprio perché composta da grano 100% italiano, che per me insomma è una cosa importante, almeno sapere quello che andiamo a mangiare. Quindi ragazze e ragazzi, questa era la spesa che ho fatto questa mattina. Poi ho preso in realtà altre tre cosucce che ora non vi ho ancora mostrato perché sono in frigo, e sto parlando del pesce, sono andata ad acquistare anche delle mazzancolle, in particolare ne ho prese 6, poi ho preso 6 pannocchie o cicale di mare, non so come le chiamate voi, e poi ho preso 2 calamari perché domani a pranzo voglio fare gli gnocchi oppure gli spaghetti, questi di Camerino, con il sugo allo scoglio che farò io in casa, e non vedo l'ora perché il pesce stamattina era veramente super invitante da mangiare, infatti non vedo l'ora di provare a fare il sugo allo scoglio homemade e di vedere anche soprattutto se mi riesce, perché è la primissima volta che provo a farlo, insomma, quindi seguirò qualche tutorial, qualche ricetta qui su YouTube. Io vi mando un grandissimo bacione. Ovviamente non mi sto toccando le mani dopo aver toccato la spesa, perché non si sa mai. E noi ci vediamo presto, come al solito, qui su YouTube. Ciao!